Questo programma è offerto da Torrefazione Caffè Mirage, Ristorante Pizzeria La Veranda, Servizi di patronato e fiscali e Ripa, Villabate Immobiliare, Antica Caffetteria Santa Rosalia, Autofficina Leacar, Spazio Danza Shop e Sport, Strani Malia, Pasticceria Graditi, Publi Flyer di Danina Giangreco. Lunedì 8 luglio 2013, un saluto ai nostri teleascoltatori e un buon inizio settimana. In primo piano la notizia che giunge da Casteldaccia, ennesima intimidazione a Gianluca Calì. Intimidazione nei confronti dell'imprenditore di Gianluca Calì, rivenditore di auto di Casteldaccia. All'uomo sarebbero arrivate minacce di morte. L'imprenditore salito agli onori della cronaca anche per aver avuto mandato dal tribunale di vendere l'Hammer, sequestrato a Massimo Ciancimino, non è nuovo a intimidazioni di questo tipo. Calì aveva infatti subito l'incendio di alcune auto e aveva denunciato il racket delle estorsioni. Congress. Emergenza rifiuti. Decine di roghi divampati in numerosi comuni della provincia di Palermo invasi dalla spazzatura. Vigili del fuoco in azione a Misilmeri, nei pressi del cimitero, nel parcheggio del Pullman, ormai trasformato in discarica e piano stoppa. Incendi anche nella vicina Bolognetta, Santa Flavia, tutti i centri dove la raccolta è gestita dal Coires. Altri incendi avvenuti anche a Cinisi e Carini. Ma in modo particolare i nostri corrispondenti Misilmeri Blog ci segnalano una situazione di grave disagio nel comune di Misilmeri, dove da giorni non avviene la raccolta dei rifiuti. Il Ciapi, dopo il terremoto che lo ha colpito, versa in uno stadio di assoluto abbandono. Il servizio è a cura di Live Sicilia. Una struttura deserta e in rovina. Sentieri vuoti, quasi spettrali, in cui l'unico suono presente è l'eco degli spifferi di vento che collidono contro porte e finestre ormai fatiscenti. Stanze dimenticate, affogate tra polvere e sporcizia. Depositi nascosti dietro grate arrugginite e tubature ossidate. Porte e finestre divelte. Benvenuti al complesso del Ciapi, dove di giorno in giorno aumentano l'incuria e il degrado. Benvenuti, cioè, nell'ente che fu il fiore all'occhiello della formazione regionale siciliana e che oggi versa in condizioni drammatiche. Il Ciapi non esiste più. È stato l'esecutivo, infatti, a disporne la liquidazione in finanziaria. Un istituto inutile, aveva ribadito a più riprese il governatore siciliano, annunciandone la chiusura sin dai primi giorni di legislatura. Da una parte, dunque, una promessa mantenuta, quella di Rosario Crocetta. Dall'altra, un istituto che oggi ben si sposa con la nomea di ente fantasma. Nelle scorse settimane, il Ciapi è stato portato alla ribalta della cronaca a causa della bufera scatenata dal cosiddetto sistema giacchetto. Dopo queste prime notizie, il primo stacco pubblicitario, rimanete con noi per la seconda parte del nostro videogiornale. Magic School 2, un posto magico per il tuo bambino. Ecco Topolino, questa è...
troverai tutti gli ambienti adatti per rendere confortevole la permanenza del tuo piccolo. La nostra struttura è studiata rispettando le norme più severe in termini di sicurezza, igiene e salute. Abbiamo lo spazio relax, sezione per il pranzo, le attività a tavolino e l'area dedicata alla nanna. Nella nostra cucina possiamo soddisfare le esigenze alimentari di ogni bambino. Grazie al personale competente e all'assenza di barriere architettoniche, possiamo accogliere ogni tipo di disabilità. Siamo aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 16, con prolungamento orario a richiesta. Il sabato dalle ore 8 alle ore 12. Vi aspettiamo qui. Magic School 2, Ticarazzi, via Giovanni Meli 8. Noi vi aspettiamo qui. G&D Shopping di Marsala. Il numero uno del risparmio. I migliori marchi a prezzi imbattibili. L'imperatore dei detersivi ti propone il servizio a domicilio. G&D Shopping di nuova apertura in via Consolare 29, Bagheria. Carrozzeria moderna di Natale Francesco Alaimo. Centro marmitte, restauro auto d'epoca, auto sostitutiva, deleghe assicurative. Puoi trovare un ampio parcheggio custodito a prezzi agevolati. Soccorso stradale 24 ore su 24. Autorizzato ITA Assistance. Ci puoi trovare in via Giulio Cesare a Villa Abate Palermo. Trapani, domenica 7 luglio si è svolto il secondo Memorial a Simona Genco presso i campi sportivi Forese. Grande successo e presenti molti personaggi politici e sportivi, la cittadina trapanese è intervenuta in gran numero per ricordare Simona Genco, morta in un incidente stradale a Pasqua dell'anno scorso. La gente la ricorda per tre delle sue caratteristiche peculiari: amore, sacrificio e passione. Il Memorial Spaiemu è giunto alle semifinali e l'organizzatore Piero Lomonaco ci dice a che punto sono giunti. Infatti le semifinali saranno martedì 9 alle ore 22 Lipari-Alicudi, mercoledì 10 ore 22 Favignana-Lampedusa. Le quattro semifinaliste sono così composte. La squadra di Alicudi è composta da Totò Viva, Carlo Garbo, Gaetano Cerrito, Natale Terranova, Luca Locasto, Francesco Tralongo, Roberto Terranova. La squadra del Lipari è così composta da Vincenzo La Rosa, Fabio Sirchia, Aldo Graziano, Agostino Alongi, Drago Salvatore, Salvatore Cavarretta, Marco Albeggiani. La squadra del Favignana, anche la nostra regia vi sta facendo vedere le foto: Angelo Lomonaco, Francesco Latargia, Filippo Prestigiacomo, Alessio Longo, Giovanni Pecorelli, Mauro Castello, Francesco Pitaresi, Leandro Mucè. L'ultima squadra in gara, quindi, che si competerà appunto le semifinali è Lampedusa, con Giovanni Azzarello, Giuseppe Ingrassia, Mimmo Cannizzaro, Vincenzo Taiello, Domenico Alaimo, Giuseppe Pirrotta e Giuseppe Di Casola. Canale 8 seguirà da vicino questo torneo e stasera gli organizzatori ci hanno coinvolto in una partita che faranno, e quindi sicuramente un torneo, un memorial che ricorda quattro vittime che purtroppo non ci sono più e che sicuramente sta dando lustro al mondo dello sport di Villa Abate. L'ultima notizia del nostro videogiornale, un comunicato stampa che giunge da Spazio Danza. Infatti affermano che si è conclusa ieri sera al Teatro Lelio la 2 giorni di rappresentazione del saggio di fine anno dell'Accademia Spazio Danza Club. La manifestazione, evento che conclude un percorso iniziato 2 anni fa, ha detto alla fine della serata il regista Gaetano Martonara, che ci ha consentito di portare in scena lo Schiaccianosi, un'opera ballettistica di grande impegno. Sono orgoglioso, ha continuato il regista, di condividere il successo con Giulio e Teresa Sole, l'entusiasmo degli allievi che sono stati molto bravi. Durante la manifestazione è stato lanciato il concorso per l'assegnazione delle borse di studio intestate a Domenico Sole, venuto a mancare qualche anno fa, anche padre di Giusi e Teresa Sole. Pertanto, quanti interessati possono mettersi in contatto con Spazio Danza Club di Missing Mary o Villa Abate per essere ammessi alla borsa di studio. Durante la serata
Sono state presentati Federica Esposito, che quest'anno è stata ammessa al Teatro di San Carlo di Napoli per cominciare il percorso di studio professionale. Questa ragazzina frequenta l'Accademia da appena un anno, proveniente da un laboratorio di danza di carattere. Gli altri tre elementi presentati, Alessia Musso, Antonino Domenico di Pisa e Antonino Matteo Bonanno, che andranno a studiare al Teatro dell'Opera di Roma. Durante la rappresentazione ha suscitato molta emozione l'esibizione delle bambine di propedeutica, che sono state precise e professionali. Con questa manifestazione abbiamo anche messo in grande rilievo, aggiungono le sorelle Sole, l'importanza della collaborazione tra le famiglie, l'Accademia e le grandi realtà ballettistiche della nostra nazione, anche se alcuni allievi negli anni passati sono stati proiettati a livello internazionale. Dopo questa notizia, il secondo stacco pubblicitario. Rimanete con noi, oggi ospite in studio l'onorevole Erasmo Palazzotto. Farmacia della dottoressa Antonietta Musumeci nasce per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Troverai un vasto reparto dedicato alla bellezza e cura della pelle e del viso. Ampia la gamma dei servizi offerti: autoanalisi del sangue, test cutaneo, test diabetico. Dalla dottoressa Musumeci potrai trovare i prodotti omeopatici, veterinari, fitoterapici, integratori, alimenti specifici per dietetica e prodotti per l'infanzia. Farmacia Musumeci, Portella di Mare, piazza 12 gennaio numero 6. Salon Dolce Vita di Claudio La Rosa, un ambiente accogliente e raffinato, dove ogni uomo può cambiare il suo look. Professionalità e cortesia a tuo servizio, specialista per la cura del capello. Esclusivista Color Bug, primo colore in cipria. Salon Dolce Vita di Claudio La Rosa, via l'Europa 96, Villa Abate, Palermo. Per info e prenotazioni 327 02 31 043. Lido Italia è il posto ideale per il tuo relax. Sorge in una splendida distesa di sabbia, dove puoi trovare tutti i comfort per una serena giornata di mare. Animazione per grandi e piccini, piscina, bar, mini club, serata di cabaret e tanto altro. Da noi puoi trascorrere l'intera stagione usufruendo dei graziosi mini appartamenti completi di tutti i comfort, a prezzi agevolati. Lido Italia, via Messina Marino, 630 a Palermo. Come nostra consuetudine, siamo giunti allo spazio dedicato all'ospite. Oggi abbiamo in studio il piacere e l'onore di avere l'onorevole Erasmo Palazzotto, che salutiamo. Buonasera. Nelle scorse precedenti TG abbiamo avuto modo di ospitare onorevoli facenti parte del gruppo Partito Democratico. Nei prossimi giorni ospiteremo onorevoli facenti parte del gruppo Popolo della Libertà, e quindi stiamo cercando di dare spazio a tutti i gruppi politici, così come nostra linea editoriale. Ma soprattutto oggi abbiamo modo di ospitare un giovane onorevole, e quindi con lui parleremo di tante cose. Innanzitutto, così per i nostri amici da casa, ricordiamo che l'onorevole Palazzotto inizia il suo percorso politico proprio nel Movimento Giovanile di Rifondazione Comunista, poi diventa coordinatore regionale del Movimento SEL e quindi poi arriva questa esperienza alla Camera dei Deputati. Vuoi raccontarci questa esperienza nuova per te alla Camera dei Deputati? Sicuramente è un'esperienza importante, un punto di vista significativo su quella che è la realtà del Paese. Devo dire che la vista che si ha dal Parlamento di quella è la condizione reale del Paese è drammatica, e quindi forse oggi, soprattutto per chi come me rappresenta una generazione che ha visto rubarsi il futuro da una classe dirigente, stare lì dentro diventa una responsabilità enorme che io mi sento, diciamo, sulle spalle. Spero di riuscire a fare bene per questo Paese e soprattutto per le nuove generazioni di questo Paese. Sentiamo parlare oggi tantissimo della scissione del Movimento dei Giovani, e quindi un disaffezionamento rispetto alla cosa pubblica, quindi alla politica. Vedere un giovane che comunque
30 anni ricopre una carica così importante all'interno dei palazzi, diciamo, della democrazia, è sicuramente un vantaggio. Sicuramente ci sono delle difficoltà oggettive che oggi voi che fate politica vi ritrovate a portare avanti. La mia domanda vuole essere questa: cosa sta facendo l'onorevole Palazzotto per avvicinare il movimento giovanile, il mondo giovanile alla politica? Ma qui il tema non è di avvicinare il movimento giovanile o soltanto i giovani alla politica. Qui c'è una grande emergenza democratica nel paese, ovvero di una classe dirigente che ha sempre di più vissuto dentro una dimensione separata e tutelando solo se stessa, spesso facendo affari, ricordando appunto che la corruzione è uno degli elementi più drammatici in Italia. L'Italia è al 70° posto nel mondo per il livello di corruzione percepita, quindi noi abbiamo appunto un fenomeno che incide molto anche sulla nostra economia. Ecco, noi abbiamo bisogno di riprenderci lo spazio della politica. Il tema non è fuggire dalla politica, perché la politica non si occupa degli interessi reali delle persone. Il tema è riportare la gente dentro i palazzi del potere. Questo è quello che io provo a fare ogni giorno con la mia attività, ascoltando quelle che sono le istanze del territorio che rappresento, provando a rappresentare lì dentro le battaglie che fanno parte della mia storia, ma anche di questa terra che soffre, a partire dalle battaglie contro la militarizzazione del territorio, quella contro l'installazione del MUOS, che è appunto questo sistema satellitare di controllo e comunicazione americana che impianteranno nel cuore della Sicilia, per la difesa del cantiere navale di Palermo, e in particolar modo per la difesa anche della nostra terra, dell'ambiente che è ogni giorno massacrato in nome del profitto e delle speculazioni che vengono fatte qui con la connivenza delle classi dirigenti locali. Quindi la prerogativa è quella di portare un attimino la cosa pubblica quasi come un palazzo di vetro, perché è anche attualità quello che vediamo, quello che sta succedendo alla regione siciliana, che un po' spaventa, un attimino intimorisce quello che vuole essere diciamo il rapporto della gente alla politica. Ma in modo particolare mi è un po' anticipato quelle domande che dovevo farle dopo, e vedo che ultimamente sta portando avanti varie battaglie, citava il MOS, ma il discorso del cantiere navale, ma soprattutto queste battaglie sta portando avanti, l'obiettivo che si prefigge qual è? Ma ovviamente è quello di riuscire a vincerle, ecco. Nel senso che la battaglia sul MUOS non è una battaglia che riguarda i cittadini di Niscemi e l'inquinamento elettromagnetico che quelle antenne producono, infatti è uno degli elementi che in questo momento sta bloccando nella costruzione, ma il tema centrale è il ruolo che la Sicilia deve avere nel Mediterraneo e nel mondo. In questo momento il ruolo che è stato disegnato alla Sicilia è quello di una grande portaerei militare, è il ruolo di un avamposto militare di un'Europa e di un Occidente che sta creando barriere e fortezze invece di costruire ponti con l'altra sponda del Mediterraneo. E mentre dall'altra parte ci sono grandi movimenti di trasformazione, grande fermento, l'idea che noi trasformiamo la nostra isola, che da sempre ha avuto una vocazione di pace, di meticciato culturale, luogo di attraversamento di popoli, la facciamo diventare appunto una torretta militare, no? Qua abbiamo il MUOS, ma c'è anche a Sigonella, il più grande avamposto militare americano nel Mediterraneo, sarà la capitale mondiale dei droni, degli aerei senza piloti, saranno equipaggiati probabilmente con testate nucleari, ci sono i sommergibili nucleari nel porto di Augusta, cioè appunto noi oggi non solo per il segnale che diamo e che è sbagliato rispetto a chi sta dall'altra parte del nostro mare, ma anche rispetto al rischio che la Sicilia corre. Il ministro della difesa ha avuto, diciamo, questa battuta infelice, uscendo da un vertice con i ministri della difesa della NATO, di definire la Sicilia il nuovo checkpoint Charlie del nuovo millennio, cioè quel terreno, no, dove si contendono due diversi mondi. Ecco, questo è un problema anche dal punto di vista della sicurezza, cioè la Sicilia dentro lo scenario internazionale rischia di diventare un obiettivo sensibile, perché è uno degli avamposti principali e soprattutto dei punti di contatto dei scenari di guerra del nuovo millennio. Ritornando a un attimino, spostando il baricentro alla politica nazionale, pensava di andare in un Parlamento dove questo governissimo con destra e sinistra, questo governo un po' particolare,
pensava di arrivare a essere onorevole in questa situazione politica abbastanza particolare, ma soprattutto la posizione oggi di Selle, ricordiamo che inizialmente vicino al PD, ma dopo queste scelte, un attimo, c'è stato qualche momento di scintilla anche con il vostro leader, Michi Vendola. Oggi la posizione di Selle all'interno della Camera dei Deputati, ma al governo qual è? Ma devo dire la verità, speravo di no, speravo che questo governo non vedesse mai luce e ancora oggi spero che finisca il prima possibile perché è un governo disastroso per l'Italia, perché è il governo dell'immobilismo, è il governo dei rinvii, è il governo che non affronta nessuno dei problemi reali che questo paese ha e non lo affronta anche perché non li può affrontare. Perché è un governo che ha come obiettivo centrale, come sua ragione sociale, l'idea di mantenere in vita questa legislatura e di far, come di proteggere una serie di interessi che stanno troppo spesso dietro alla politica. Ecco, questo è il governo della conservazione. E siccome noi siamo davanti a una crisi epocale e a una condizione drammatica della nostra economia, della nostra società, conservare lo status quo rischia di diventare una bomba che può deflagrare. Noi abbiamo bisogno invece di un governo che abbia non solo il coraggio, ma anche la libertà di fare scelte coraggiose, appunto, e di mettere in campo politiche anticicliche che cambino la condizione attuale. C'è bisogno di mettere nella nostra economia nuova liquidità. Noi abbiamo bisogno di far ripartire il motore della nostra economia che è fermo. Serve un piano non per le grandi opere, ma per le piccole opere quotidiane, per la messa in sicurezza delle scuole, del territorio, per il rifacimento delle strade. Questo mette in condizione il paese di avere una rete infrastrutturale che lo rende competitivo anche sul piano internazionale e allo stesso tempo rilancia un'economia che si sta spegnendo lentamente. Invece noi continuiamo a mantenere saldi quegli interessi là. Non si tolgono i finanziamenti agli F-35, noi spendiamo 14 miliardi di euro per comprare dei super cacciabombardieri che non si sa se serviranno più a noi o agli Stati Uniti, mentre con 14 miliardi di euro si potrebbero fare tantissime di quelle opere, si potrebbe istituire un reddito di cittadinanza che dà a tutti i disoccupati un minimo indispensabile per poter vivere e quindi affrontare le condizioni di Un po' indigenza grillino in che questa sono affermazione, quelle. dico un po' grillino in No, questa io ho fatto le affermazione. battaglie per il salario sociale nel 99 quando ero nei giovani comunisti e Grillo ancora non esisteva. Poi che adesso diciamo, il Movimento 5 Stelle sposi questa causa, la faccia sua, io sono molto felice, ma noi fino a 2 anni fa abbiamo iniziato, l'anno scorso abbiamo raccolto le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare sul reddito di cittadinanza e quindi qui Quindi non c'è non l'ha inventato Grillo, ma possiamo non Non mi pongo il tema della paternità, nel senso che il punto è che è un'istituzione che esiste in tutti i paesi dell'Unione Europea, tranne che in Italia e in Grecia. E quindi già questo ce la dice lunga. Noi siamo abituati a sentirci dire che l'austerità, il taglio, le tasse, il taglio dei servizi pubblici, la privatizzazione di quei servizi e dell'acqua ce li chiede l'Europa. Quando l'Europa ci chiede misure di civiltà, quando l'Europa ci chiede di rispettare i diritti delle persone, quando l'Europa ci chiede di non lasciare indietro gli ultimi, di creare un reddito di cittadinanza, cosa che ha fatto con una risoluzione del Parlamento europeo, noi ci scordiamo che ce lo chiede l'Europa e diciamo che non si può perché sarebbe una misura antieconomica, come è stata definita. No, invece io penso che antieconomico è sprecare 14 miliardi in una fase di crisi per comprare aerei da guerra. Io credo che antieconomico è oggi continuare a non tassare la rendita finanziaria, che in Italia per i super ricchi è il 12%, mentre per chi lavora in fabbrica paga il 30% sulla propria retribuzione. Io penso che antieconomico è continuare a garantire questo sistema economico che ha portato il paese sull'orlo del baratro. Tante famiglie hanno riuscire più ad arrivare a fine mese e pochi, pochissimi invece a essere benestanti e a continuare a garantirsi i propri privilegi. Ecco, noi abbiamo bisogno di un governo che non è questo governo, che sia in grado di ribaltare questa situazione. Per questo abbiamo tanto sperato nella possibilità di un governo del cambiamento, così come l'avevamo chiamato con Bersani. Purtroppo quell'ipotesi è uscita sconfitta dalle urne, ma è uscita ancora più sconfitta dal
L'inciucio, possiamo dire, sì, così. Ma l'inciucio è figlio anche di chi non si è assunto quella responsabilità. Io mi sento di dirlo oggi, noi condividiamo con il Movimento 5 Stelle il ruolo dell'opposizione e molto spesso in Parlamento ci troviamo assieme a fare delle battaglie, io di questo sono contento. Però noi potevamo trovarci, se ci fosse stata una disponibilità ad assumersi quella responsabilità, a governare insieme questo Paese. E io penso che sarebbe stato più utile poter governare, magari anche sbagliando, ma provando a fare delle cose nel senso del cambiamento, piuttosto che fare l'opposizione a un governo della conservazione che sta continuando a fare male a questo Paese. Ecco, io penso che invece oggi c'erano le condizioni per farlo, penso che ci saranno domani e quindi lavoriamo ogni giorno non solo per fare l'opposizione ma per mandare a casa questo governo il prima possibile, e io spero che gli italiani se ne accorgano, perché probabilmente non basteranno i numeri dei parlamentari di SEL, ma spero che a settembre, ad ottobre, quando la crisi comincerà a farsi sentire di più, perché la cassa integrazione scadrà in molte fabbriche e quindi le famiglie, ci saranno molti nuovi poveri in Italia, io spero che a quel punto, e lo dicevo prima, cosa fare per avvicinare la gente alla politica, ecco, io spero che a quel punto tanta gente scenderà in piazza e chiederà di poter partecipare al governo di questo Paese, perché quella è la strada maestra. Siamo ormai nelle battute finali, però più volte nel suo intervento lei ha fatto riferimento a un governo di conservazione. Forse oggi è necessario, prima di andare a votare, cambiare la legge elettorale, perché voi non possiede essere più nominati, ma eletti dai cittadini, quindi questo è importante. Il secondo passaggio, forse nessuno vuole andare a votare, perché un attimino viene scomodo perdere il proprio posto, perché in una eventuale legge che prevede appunto i voti di preferenza, magari qualcuno potrebbe perdere il posto di onorevole o senatore a oggi, quindi è un discorso che le fa onore, tipo, voler ritornare al voto, ecco, in questo senso. Il compito della politica è proteggere gli interessi dei cittadini. Quando si antepongono quelli personali a quelli del Paese, allora la politica muore. E quindi io penso che questa cosa purtroppo è accaduta molto, molto spesso in questo Paese. Ne abbiamo avuto una riprova ultimamente, no? Noi stiamo discutendo da mesi sulla riforma della Costituzione, perché l'impianto costituzionale non va bene, bisogna cambiare, passare al presidenzialismo, e ci troviamo davanti a un paradosso, per cui si vuole cambiare l'impianto costituzionale che i padri costituenti hanno scritto e che per 50 anni ha funzionato, e però non si riesce a mettere mano a una legge elettorale. E guardate, basterebbero 5 minuti per cambiare la legge elettorale, un solo articolo che dice: aboliamo questa legge elettorale, torniamo a quella precedente e poi iniziamo la discussione per scriverne anche una nuova. Io non penso che quella precedente sia necessariamente buona, ma qualunque legge elettorale è migliore di questa, che sottrae al popolo italiano la possibilità di scegliere chi li rappresenta. Noi abbiamo provato con... Quindi lei afferma ai nostri microfoni che un pochettino si sente nominato, vorrebbe essere, come dire, eletto. Io, allora, io in realtà, come tutti i parlamentari di SEL, sono passato dalle primarie, per cui noi abbiamo chiesto al nostro elettorato di scegliere chi volesse, chi voleva che fosse a rappresentarlo, e quindi io ho vinto le primarie, in qualche modo ho una forma di legittimazione, ma questo non mi sottrae dal dire che questa legge elettorale è sbagliata. Io penso che chiunque, e io spero di poterlo fare, debba sottoporsi al giudizio impeccabile degli elettori, perché quello è l'unico metro di giudizio che può definire se una persona ha operato bene nell'interesse di tutti o meno. E quindi spero che questa legge elettorale venga cancellata il più presto possibile. Dico, a queste parole non voglio aggiungere altro, perché lascio ai telespettatori da casa il commento di quello che sta succedendo nel nostro Parlamento. Per il resto è d'obbligo raggiungere i saluti, e quindi noi la ringraziamo per il suo apporto pregevole, direi, nei nostri studi. Grazie a voi per il prezioso servizio che svolgete per i cittadini, e a presto. Anche per oggi il telegiornale termina qui. Noi vi ringraziamo come sempre per la vostra partecipazione numerosa alla nostra emittente televisiva. Vi rilasciamo al meteo come nostra consuetudine. Buona giornata. Questo programma è stato offerto da Torrefazione Caffè Mirage,
Ristorante, pizzeria, la veranda. Servizi di patronato e fiscali e RIPA. Villa Abate Immobiliare. Antica caffetteria Santa Rosalia. Auto-officina Leacar. Spazio danza, shop e sport. Strani Malia. Pasticceria Graditi. Publi Flyer di Danina Giangreco. Il meteo è offerto da... Il meteo è stato offerto da...